Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo appuntamento con Tecnica Live. Io sono Andrea Carlino, con me Fabrizio De Angelis. Parliamo Buonasera a tutti. di concorso ordinario infanzia e primaria. Siamo infatti in diretta sul gruppo dedicato. La tecnica della scuola è già da tanto tempo sul pezzo. Abbiamo una sezione del sito dedicata a questo tanto atteso concorso, abbiamo anche un gruppo ufficiale su Facebook e non solo, tanto altro su questo argomento. Partiamo subito da una notizia, per così dire, clamorosa. Ormai abbiamo anche dato ampio spazio sul nostro sito: il bando del concorso ordinario per infanzia e primaria non sarà bandito prima della pausa estiva, dunque agosto tranquillo, per così dire, dalle parti del MIUR, non tanto per gli utenti che comunque già nelle scorse ore hanno avuto modo di manifestare il loro disappunto per qualcosa che comunque era stata annunciata dal ministro Bussetti già nei primi giorni di questa settimana. Invece non è così, purtroppo. Il bando sarà ad ottobre. Quindi, però, le domande sono state tante in questi giorni. Il gruppo è da giugno attivo e una delle prime domande che possiamo diciamo, dare al nostro lettore è i requisiti, cioè chi può partecipare a questa procedura concorsuale. Fabrizio. Sì, possono partecipare alla procedura concorsuale i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrale che hanno conseguito il titolo entro l'anno scolastico 2001-2002. A questi bisogna anche aggiungere i candidati in possesso del diploma magistrale ad indirizzo linguistico, indirizzo sperimentale. Per quanto riguarda i posti di sostegno, il requisito, diciamo, principale, oltre, insomma, il titolo già nominato, è quello della specializzazione sul sostegno, perché appunto non si può partecipare per quei posti destinati agli insegnanti che devono avere a che fare con alunni con disabilità. Invece, il decreto ministeriale specifica anche che possono partecipare con riserva, però. Diciamo, chi è che ha conseguito il titolo all'estero e ha già presentato domanda di riconoscimento. A proposito proprio di domande, come diceva Andrea, questa era una delle domande principali che arrivano in redazione, una delle domande principali che ci fate spesso voi qua sul gruppo, ma ce ne sono altre, una su tutte. Questo concorso dove sarà bandito? Sì, ecco, questa è una delle domande più frequenti, è proprio questo: dove sarà bandito il concorso? Allora, possiamo dire soprattutto che sarà bandito in tutte le regioni dove ci sarà probabilmente diciamo, la disponibilità. Quindi, in base alle nostre informazioni, il concorso sarà bandito nelle regioni settentrionali. Quindi stiamo parlando quindi le Lombardia, Piemonte, Veneto, ma anche quindi dell'Emilia-Romagna. Ovviamente non, queste potrebbero anche essere altre le regioni, quindi potrebbero essere anche regioni dell'Italia meridionale, quindi come la Campania, come la stessa Sicilia, ma su questo ovviamente è meglio rimanere un attimo con i piedi di piombo e non dare appunto ancora delle informazioni certe. Sicuramente però questa sarà una delle domande più diciamo, attese, probabilmente tante saranno su questa argomento da qui a ottobre. Un'altra invece informazione preziosa sicuramente è quella che riguarda la prova preselettiva. Ora Fabrizio, questa prova preselettiva dunque ci sarà o no? Ecco, perché questa è veramente una domanda interessante. La prova preselettiva ci sarà o non ci sarà? Non lo possiamo sapere oggi perché dipende dal numero di partecipanti. Infatti il decreto ministeriale specifica che è prevista una prova selettiva solo nel caso in cui il numero di partecipanti al concorso sia superiore a 4 volte il numero di posti messi a bando per ogni singola regione. Quindi anche, diciamo, per questo non possiamo fornire un'indicazione precisa.
Secondo le stime, a nostro parere, i partecipanti saranno tantissimi, quindi è molto probabile che ci sarà, però ovviamente dobbiamo aspettare il bando. Tuttavia, comunque, questa prova preselettiva sarà una prova computer-based che, diciamo, verterà sugli stessi argomenti poi delle prove concorsuali, e quindi ci saranno quesiti di logica, comprensione del testo e ovviamente legislazione scolastica. E le domande ovviamente che subito ci ponete, il dubbio è sempre come prepararsi per questa prova preselettiva, dove devo studiare, come posso preparare la mia partecipazione a questo concorso. Come possiamo fare? Cosa possiamo consigliare ai nostri lettori? Beh, la tecnica della scuola c'è da 70 anni. Quest'anno abbiamo fatto 70 anni dalla inaugurazione della casa editrice, ma la tecnica della scuola è ente di formazione, ente accreditato del MIUR da più di 5 anni. Tanti sono stati i docenti che si sono formati con i corsi, con i webinar della nostra casa editrice, e anche col concorso ordinario infanzia e primaria ci sarà una offerta forte che comunque partirà, decollerà soprattutto da settembre. Ma già adesso sul nostro sito, sull'area corsi.tecnicadellascuola.it, i nostri utenti potranno già consultare i learning su questo argomento. Ma una delle chicche più interessanti, una delle novità è quella invece che riguarderà il simulatore. Un simulatore che permetterà a tanti di voi di esercitarsi sulle prove preselettive, un simulatore di 100 quiz totali sulle tematiche che riguardano questa prova preselettiva. Dunque si tratta di un argomento, Fabrizio, aiutami su questo, importante, perché gli utenti chiedono tante volte come mi devo preparare, quali sono gli argomenti. Sono veramente tante queste domande, sono creati gruppi di studio, hanno chiesto, c'è un bel dibattito all'interno del nostro gruppo, e speriamo anzi che da qui a ottobre non cali questa attenzione, ma che sia veramente tanta alimentata. Quindi però sappiamo bene che una volta superata questa prova preselettiva il concorso non finisce qui. Questa è una cosa importante, però rispetto ad esempio alla procedura del concorso straordinario, dove abbiamo una procedura un po' facilitata, qui le cose per i nostri cari utenti viene più complicata. Abbiamo una prova scritta e una prova orale, ecco. Quindi ci puoi dire bene o male come si svolgeranno le prove? Sì, appunto, chi supererà la prova preselettiva accederà alla prova scritta, perché appunto è lì il cuore, è lì che comincia veramente il concorso. Questa prova scritta sarà distinta per ogni procedura, avrà una durata massima di 180 minuti e consisterà in tre quesiti. Questi tre quesiti saranno due a risposta aperta e uno a risposta multipla. Per quanto riguarda i posti di sostegno, chiaramente i quesiti si concentreranno molto sulle capacità, comunque sulla didattica legata agli alunni con disabilità e alle tematiche che riguardano in generale l'inclusione scolastica. Per quanto riguarda quindi, diciamo, chi passa questo step, quindi la prova scritta, accede subito all'orale. All'orale, che sarà una prova sicuramente ostica, perché comunque ci sarà una progettazione, comunque una simulazione di lezione, perché proprio l'intento della prova orale è proprio quello di verificare la padronanza dei candidati che sono arrivati fin lì dal punto di vista metodologico, didattico. Per cui lì in qualche modo si fa sul serio, perché è come se fosse il primo passo per imparare a diventare insegnanti, per chi ovviamente non ha alcuna esperienza.
La prova scritta e la prova orale generano un punteggio, a questo bisogna comunque aggiungere quella della valutazione titoli. La valutazione titoli che ovviamente insieme al punteggio delle prove andrà a costituire il punteggio finale in graduatoria, dalle quali poi si pescherà per le future immissioni di ruolo. Emissione di ruolo che ovviamente ci auguriamo che per chi dovesse partecipare possano arrivare il prima possibile, visto che comunque purtroppo sappiamo che lo scorrimento delle graduatorie è un pochettino rallentato ormai da alcuni anni. Se mi permetti, Fabrizio, posso dire a questo proposito, tu parlavi di tabella di valutazione dei titoli, ricordiamo sempre ai nostri utenti che sul sito della tecnica della scuola abbiamo questa sezione dove possono trovare davvero tutto da questo punto di vista: il regolamento del concorso, il programma di esami, la tabella dei titoli valutabili, quindi cioè, abbiamo tanto materiale a disposizione, cioè già possono farsi un'idea su questo, oltre quindi possiamo dei nostri articoli, ovviamente gli articoli che vanno comunque a specificare, vanno ad approfondire alcuni aspetti che ovviamente adesso stiamo trattando in maniera sintetica, ma spesso e volentieri i nostri articoli si concentrano proprio sulla base di specifiche richieste da parte vostra. E una infatti di queste, mi sembra, sì, è quella riguardante proprio diciamo l'inoltro della domanda. No? Come sarà questa domanda? Ma guarda, posso dirti che comunque l'inoltro della domanda non sarà cartaceo, quindi togliamo spazio a queste, magari a qualche dubbio, non ci sarà nessuno inoltro cartaceo, quindi al bando la carta, ma ci sarà invece un inoltro, come ormai avviene per tanti di voi che lo sanno, un inoltro tramite istanze online, la piattaforma Polis tanto conosciuta, dedicata proprio a queste procedure concorsuali e non solo. Una volta effettuato l'accesso, poi questo verrà magari meglio specificato nelle prossime settimane, il candidato si potrà così candidare per questa procedura concorsuale. Fabrizio, quindi abbiamo tanto discusso su questo concorso e abbiamo appunto all'inizio, lo dicevamo, detto che ieri c'è stata questa informativa al BIUR, un po' a sorpresa, ecco, questa cosa, cioè un po' ce l'aspettavamo, no? Mi sembra che comunque forse un po' no, anche perché il discorso è stato assolutamente così, sorprendente. Cioè assolutamente. Pare che comunque dietro questa scelta da parte del Ministero, su richiesta dei sindacati stessi, ci sia comunque la volontà di temporeggiare o comunque posticipare la pubblicazione del bando del concorso ordinario per cercare di far partire contemporaneamente o quasi il concorso straordinario bis per quanto riguarda l'infanzia e primaria, ovvero quel testo presentato dal senatore Mario Pittoni, che vorrebbe in qualche modo stabilizzare la situazione dei diplomati magistrali e dei laureati in scienze della formazione primaria, vecchio ordinamento, quindi comunque quei soggetti che da molti anni sono precari. Quindi diciamo che l'idea è quella di far partire le due procedure in contemporanea. Questa è la spiegazione che ci siamo dati in base alle informazioni in nostro possesso. E chiaramente si capirà di più andando avanti, questo sicuramente. Sicuramente però noi ci aspettavamo una pubblicazione già prima della pausa estiva, perché appunto, come diceva Andrea, era stato dato per imminente da diverse settimane. Ora, al di là dell'annuncite o meno, esattamente il giorno prima Bussetti aveva annunciato la pubblicazione del bando, quindi un po' anche scosso diciamo alcuni, c'è un po' di delusione. Abbiamo anche oggi lanciato un sondaggio sul nostro gruppo, infatti, che poi appunto avete qualcuno ha partecipato,
ci do infatti già i dati, ecco, i risultati in diretta, ecco, siete contenti che è stata slittata la data di emanazione del bando, un risultato forse un po' no a sorpresa, diciamo così, in modo retorico, ma sì, sono contenti, quindi evidentemente... Così studiate di più, lo sappiamo, studiate, è normale, quindi sono tanti coloro che ancora vogliono aspettare, evidentemente così si prepareranno al meglio. Allora, mi sembra che abbiamo detto un po', abbiamo sviscerato gli argomenti più, più importanti di questa prima nostra diretta sulla pagina del gruppo Concorso Ordinario Infanzia e Primaria. A questo punto, se non c'è appunto altro, possiamo dare l'appuntamento alle prossime dirette e annunciare appunto di rimanere aggiornati sul nostro gruppo, che non si ferma nemmeno durante l'estate, quindi saremo sempre con le antenne dritte per qualora ci fossero degli aggiornamenti, e quindi a me non mi resta altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata e quindi appuntamento con i prossimi live. Ciao a tutti, buona estate!